nella scorsa puntata di Disegnando l'Italia. Prima di partire per un lungo viaggio, Nazzi prepara il suo zainetto, e preparato tutto parte. Incomincia così, il nostro viandante una nuova avventura che lo porta a raggiungere in 4 e 48 la spiaggia di Lignano. Dove finalmente dopo mesi ci dorme sopra. Il giorno dopo ripreso coscienza, inizia a camminare sotto il sole cocente, per raggiungere una spiaggia apparentemente vicina, dove una volta raggiunta piazza la tenda e si prepara una cena con i fiocchi. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic. Buongiorno mondo, ho iniziato una nuova tappa e raga, guardate qua che bel cielo azzurro che mi sta accompagnando. Ho il sole dietro di me, quindi ho il cuzzetto bello caldo, ma a parte questo il pannello solare sta lavorando benissimo e riesco a caricare tutte le attrezzature. Comunque oggi non so come sarà la tappa, forse sarà un po' lunga o forse sarà un po' problematica, perché vorrei arrivare alla fine della spiaggia di Bibione e poi dovrò tornare di nuovo indietro e prendere un'altra strada per un'altra spiaggia che si chiama Brussa. Però non so dove arriverò e non so come andrà. Comunque nel frattempo noi camminiamo e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Salve signor Granchio, non ti nascondi? Dove vai? Una bancarella tutta italiana qua. Nah ragazzi, lì in fondo ci sono dei pirati. Le persone mi guardano strano, come se non fosse normale che ci sia un ragazzo con un zainone che cammina sotto al sole cocente lungo la spiaggia. Che c'è di sta? Comunque, pochi chilometri e finalmente avrò raggiunto la fine della spiaggia di Bibione. Che è da pozzo, no? E quando è da finire? Ho raggiunto la punta della spiaggia di Bibione e dall'altra parte c'è la spiaggia che devo raggiungere. Purtroppo lì l'acqua è molto profonda, non si può passare altrimenti bagnerei tutta l'attrezzatura. E quindi dovrò fare un giro lunghissimo che passa tutto da dietro e poi raggiungerò la spiaggia. Non so se ce la farò entro oggi perché è un percorso davvero lungo, però ci proviamo lo stesso. Vabbè, prima di partire faccio un bagno, però sto morendo di caldo. Oh, mamma mia, eh sì raga, è altissima. Se è già alta qui non immagino là. Ah, mo sei, valiu, mamma mia. Vabbò, forza e coraggio, va. Andiamo. Mamma mia. Mo sì che si fa sentire il caldo. Mamma mia che caldo. Praticamente per restare sul perimetro sono entrato in un campeggio, eccolo qua. Ovviamente ho chiesto l'autorizzazione e me l'hanno concessa. Quindi proseguirò per tutto il campeggio e poi uscirò al punto dove devo svoltare per andare poi sull'altra riva. È quasi luna e fa caldissimo e l'asfalto è rovente. Bene, sto per lasciare Bibione e raga, mo mi aspetta un percorso davvero molto molto lungo, speriamo bene. Che bello, wow, che bello raga, mamma mia che brutta strada che mi tocca fare oggi. E quando arriva qua? Ma è lunghissima sta strada, ci sono 30 gradi, l'acqua è caldissima e sono sudato. Ah, spero di trovare qualche fontana per strada perché mi è rimasta solo lei.
meno male, un po' di frutta. Ehi, vedete qua. Piedini miei, resistete anche oggi. Promesso che quando torno a casa mi faccio una bella pedicure. E povera, o povero chi ve la fa. Oh, il sole mio sta in fronte a me, da pazzena. Eccoci qua. Direi che è arrivato il momento di accelerare un pochettino il passo, se no qua davvero non arrivo più. Vabbè, dai, non fa ancora caldissimo, quindi un po' di impegno, un po' di forza di volontà e ce la faccio. Vai. Ma io quasi un tuffo come lo farei, mamma mia come mi provoca. No, va, andiamo avanti, va. Oh. E da 30 km ormai che cammino e finalmente, voilà, un tratto in ombra, mamma mia, finalmente. E sono tornato sotto al sole. Lì in fondo c'è un po' di civiltà. La sto raggiungendo piano piano. Ecco, finalmente sono arrivato nel centro abitato, raga, e quasi mi fermo un attimo per comprare qualcosa da mangiare. Sono un po' arrabbiato con me stesso. Ho appena controllato la mappa e praticamente nascosta, ma proprio bene c'è un'altra stradina che mi avrebbe permesso di tagliare un po' di più il percorso di oggi, e a quest'ora non so, forse starei a 3-4 km dal mio punto di sosta, e invece adesso mi trovo a ben 16-17 km che devo ancora percorrere per raggiungere la spiaggia dove poi monterò la tenda. L'unica cosa positiva è che venendo da qui almeno ho trovato un negozio dove poter prendere un po' d'acqua e un po' di cibo per questa sera. Uela. Mannaggia, ma tu mi guardi un po'. Mannaggia. Sto attendo le cose. Eccola qua, raga. Meschina. Questa era la strada che avrei dovuto fare e che mi avrebbe fatto uscire qua, dove sono adesso. Io invece ho fatto tutto un giro di lungo. È stato un bordello, mannaggia la miseria. Praticamente è una strada, da come ho capito, nuova, e purtroppo il GPS non me la segnava come si deve, e io non l'ho vista perché era una striscia davvero sottilissima e non ci ho fatto caso, raga. Un errore che mi sta costando tanto e che mi sa che mi costringe ad arrivare con le gambe a pezzi oggi. Comunque, pochi chilometri e finalmente sarò arrivato, e direi che per l'affluenza di macchine che c'è, questa è la strada giusta che porta al mare. Wow. Beh, raga, direi che è arrivato il momento di salutare il sole. Guardate là che spettacolo. Mamma mia, che bello. Sono ai 50 e devo dire due cose. La prima è che sto abbastanza bene, anzi sto benissimo, posso camminare ancora per un bel po'. Sono contento di questo. La seconda è, mi domandavo se a mia madre fischiano le orecchie ogni volta che faccio mamma mia, soprattutto oggi, mamma mia quante volte l'ho detto. Non ci credo, adesso iniziano le zanzare, mi stanno mangiando, mi stanno divorando vivo. Dai. No, ho messo qua. Forse ci siamo. Speriamo bene. Ok.
era tanto che non concludevo una tappa di sera, mi mancava un po'. Cioè, sto accelerando un po' il passo, sennò qua non arrivo più, mi manca ancora un po' di strada. Oh. però che bello, spero di trovare un po' d'acqua perché non ne ho più, l'ho finita e non vorrei restare a secco fino a domani. No vabbè raga, eccola. Oh, meno male, dovrebbe essere potabile. Ci sono, ecco la sabbia. 3, 2, 1 e tatam, eccomi, sono sulla spiaggia, non si vede niente ma sono sulla spiaggia. Ci siamo raga, questo sarà il mio punto di sosta e scusatemi per la poca luce, comunque domani vi mostro meglio. Praticamente io sono partito da lì e ho fatto tutto il giro per arrivare qui, cioè incredibile. Vabbè, piazzo la tenda e basta. Bene, ho montato la tenda, eccola qua, e niente raga, finalmente posso concludere la mia giornata e adesso monto subito il video che state guardando. Anzi, vi chiedo scusa se molte volte ci sono tanti difetti o non è tanto adrenalinico, mancano delle scene, non faccio vedere tutto, però purtroppo per rientrare nei tempi della condivisione mi tocca scattare qualcosina, quindi scusatemi se tante volte il video non è il massimo. Comunque vabbè, a parte questo, io adesso vi saluto, vi do la buonanotte e mi raccomando, se anche questo vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!